Cala il sipario sulla seconda edizione di Wineland, l'evento di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio crotonese che si è tenuto alla Villa Comunale. Tre giorni di degustazioni promosse dall'Associazione Samuer e dal Consorzio di Tutela Vini DOC Ciro e Melissa con il patrocinio del Comune Pitagorico, ma non solo. A impreziosire la kermesse anche masterclass e incontri incentrati ovviamente sul vino, senza dimenticare l'area food a chilometro zero e le iniziative volte ai più piccoli. In questo ambito, grande spazio alla musica live. Sul palco, nei tre giorni, si sono esibiti Freddie McGuire, Come quando fuori piove e Spicy Groovers, nonché i DJ set di Radio Calice con Alberto Laratta e Gaetano Asteriti. È stata sicuramente un'edizione positiva, sulla scia di quello che è stato l'evento di Natale dello scorso dicembre 2022. Abbiamo ampliato l'offerta per i cittadini, per coloro i quali hanno avuto il piacere di passare tre serate con noi, un contenitore di eventi culturali, musicali, di intrattenimento musicale, DJ set, live band. Abbiamo avuto 20 etichette con 20 espositori con 40 etichette per quanto riguarda il vino, 12 espositori per quanto riguarda l'enogastronomia. E bilancio sicuramente positivo, e l'idea è quella di portarlo avanti cercando ovviamente di ampliare sempre di più l'offerta e in ogni caso ampliare la raggio d'azione come avventori. Wineland edizione numero 2, archiviata possiamo dirlo, si sta già pensando immagino già alla terza, Natale è quasi dietro le porte. In realtà ci pensiamo già da tempo però. Sì, quasi archiviata l'edizione numero 2, direi con gran successo. Con un gran successo di pubblico e non solo, con un successo anche di sorrisi e di una buona riuscita, quindi tutto è andato per come ci aspettavamo, la location è quella giusta anche, quindi sì, assolutamente sì. Per noi Wineland è ormai un punto di riferimento, l'abbiamo già detto in tutte le sedi possibili, perché l'esempio forse più pratico, più pragmatico di quella idea che stiamo cercando di portare avanti, di sfruttare meritocraticamente tutto quello che può essere di più buono c'è nella nostra terra. È un gruppo di ragazzi formidabili, io lo dicevo già nella prima edizione, cioè ci colpiva il fatto di come tutti loro fossero assolutamente sempre sul pezzo nel trovare le soluzioni più adeguate e nell'organizzare le cose in maniera più professionale possibile. Promozione del territorio e delle sue ricchezze, con l'ulteriore riscoperta di uno dei luoghi più affascinanti di Crotone, quale la Villa Comunale. Un gruppo di giovani crotonesi spinto dalla voglia di fare e di farlo bene per la loro città, entusiasmo, impegno. Sono questi gli ingredienti di Wineland. Un evento che non è fine a se stesso, ma che intende rimarcare le positività che vi sono in una terra martoriata. Certo, Wineland non risolverà i problemi anche atavici del territorio, ma bisogna apprezzare iniziative come queste, anche per un senso di appartenenza alla comunità pitagorica.